Buongiorno. Comincerò col dirvi che cosa significa per me e qual è il senso del fatto che Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, a un certo punto della loro carriera, della vita del centro milanese di terapia della famiglia, hanno preferito chiamare il loro lavoro e il nostro lavoro attualmente Milan Approach. E non modello di Milano, io credo che questo sia significativo, dal mio punto di vista, almeno è significativo, perché tra modello e approccio c'è una differenza enorme. E la differenza enorme che io credo ci sia è che i modelli sono precostruiti, mentre invece gli approcci sono qualcosa che ha a che fare con l'avvicinamento di qualcosa a qualcos'altro o di qualcuno a qualcun altro. Quindi l'approccio è sempre provvisorio, è sempre limitato. E il termine approccio, anziché il termine modello, ha a che fare con una idea che emerge appunto dalla Milan Approach, che è non innamorarsi mai troppo delle proprie ipotesi, quindi lavorare cercando di smentire le ipotesi che vengono fatte durante una seduta terapeutica, perché ogni ipotesi, se è troppo forte, incastra la famiglia dentro un modello, appunto, che può essere un modello provvisorio, che in quel momento il terapeuta per sua ostinazione intende insistere e continuare a sposare, nonostante la famiglia o la persona non ci si adattino, non ci si riconoscano, oppure una teoria più generale che quindi in maniera ancora più potente, in qualche modo, crea, come dire, il problema di vedere le famiglie soltanto all'interno di griglie che sono precostruite e quindi che sono in qualche modo in posizioni autoritative o autoritarie del terapeuta sulle persone che frequentano la terapia. Quindi io preferisco approccio perché il termine approccio ha a che fare con l'idea che la terapia è uno spazio di libertà o uno spazio come dice un epistemologo austriaco che lavorava negli Stati Uniti, allievo di Gregory Bateson, Heinz von Förster, un luogo dove si possono aumentare le scelte possibili. Ora, le scelte possibili non sono le scelte del terapeuta durante la seduta, ma sono eventualmente le scelte che emergono dalla relazione terapeutica, ma che sono poi le scelte della famiglia, della persona o del gruppo che frequenta le sedute terapeutiche. E questa è la prima cosa. In qualche modo, però, mi si chiede anche di parlare in questo momento qui di come si veicolano, di come si trasmettono, di come questo approccio viene trasmesso. Come viene trasmesso questo approccio? Questo approccio non viene trasmesso attraverso lezioni frontali, o non principalmente attraverso lezioni frontali. Le lezioni cosiddette frontali in realtà non sono da considerarsi lezioni frontali, ma sono da considerarsi riflessioni epistemologiche su qualche cosa di specifico, su un argomento specifico, su un tema specifico e soprattutto quello che è importante nell'approccio è insegnare delle pratiche. Insegnare delle pratiche non è come insegnare delle teorie. Qual è la differenza? Allora, il modello universitario è un modello frontale, è un modello che insegna delle terapie. Il modello che insegna delle pratiche è il modello, come dire, dell'artigianato, se vogliamo dire così, o dell'arte, della bottega artistica. Michelangelo piuttosto che Cimabue avevano degli allievi che erano degli apprendisti dei loro prodotti, che erano prodotti artistici e quindi che in qualche modo si dice di un'opera che non è pienamente di Michelangelo, che non è pienamente di Cimabue, che non è pienamente di Giotto, scuola di, per intendere che in qualche modo lo stile che questo autore principale da, come dire, praticava, appunto, è lo stile che poi faceva scuola. In qualche modo questa trasmissione avveniva attraverso l'osservazione delle pratiche e quindi
Io credo che la clinica si impari in questo modo qui. In qualche modo l'elemento fondamentale della clinica è l'osservazione della clinica stessa. E quindi attraverso lo stile del terapeuta che gestisce l'incontro clinico in quella determinata circostanza si crea, come dire, un po' per osmosi, un po' per mimesis, ma un po' anche per differenza, quindi per ripetizione, ma anche per differenza, si crea lo stile del terapeuta. Uno stile terapeutico richiede molto tempo, ma in qualche modo si incomincia a impararlo attraverso un tipo di formazione che è una formazione tipo, come dire, artistico-artigianale, se vogliamo dire così, e non una formazione che insegna modelli, che usa dei manuali, o che in qualche modo spiega come si dovrebbero comportare le persone. No, non è questo il modo di poter apprendere la psicoterapia, io credo. Ovviamente tutte queste sono mie convinzioni e io vivo di queste convinzioni, lavoro da 30, oltre 30 anni, diciamo, per non essere, per non rivelare la mia reale età, che da oltre 30 anni lavoro in questo modo qui perché ho imparato a fare questo tipo di lavoro dai miei maestri, che appunto sono stati nel tempo, soprattutto Gianfranco Cecchin e Luigi Boscolo, però non posso non ricordare che ho avuto anche altri maestri o maestre che sono ad esempio Gabriella Gaspari, oppure ad esempio Massimo Matteini, o ad esempio Franco Lombroso. Ecco, questi tre altri maestri, diciamo, che, in qualche modo, dai quali in qualche modo ho imparato anche uno stile di lavoro, che poi è il mio, non rendo responsabile nessuno del mio stile, anche se in qualche modo l'ho imparato da questi maestri, Luigi, Gianfranco, Gabriella, Massimo e Franco. In qualche modo posso raccontare che questi sono stati i miei cinque punti di riferimento più importanti. Che altro dire rispetto a questo? Io credo che oggi questo tipo di approccio, questo tipo di punto di vista, potremmo dire così, no? Sulla terapia sia diventato più che mai utile e importante in epoca di virus. Allora, che cosa significa in epoca di virus? Beh, significa questo, che il virus ha cambiato qualcosa nella nostra vita, o sta cambiando qualcosa nella nostra vita. Io non so se tra 2 anni il virus sarà scomparso o non sarà scomparso, ipotizzo che possa essere scomparso, ma penso che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda probabilmente un certo numero di persone, questa esperienza è un'esperienza che è rimasta dentro. Perché è un'esperienza che è rimasta dentro? Perché è un'esperienza che ha messo in questione anche il modello di scienza che ci viene, come dire, imposto, userei questo termine, perché il modello di scienza che ci viene imposto in questa epoca, che ci è stato imposto in questi ultimi 20-25 anni, che è un metodo basato su dati statistici e sulla creazione di certezze, è entrato profondamente in crisi e ha costretto gli scienziati di vari orientamenti e di varie discipline a riformulare la scienza in termini ipotetici. È una cosa che la scienza si è sempre distinta, come dire, dalla religione in qualche modo per questa ragione, perché formula ipotesi e non dà certezze. Negli ultimi 20 anni era invalso invece un metodo che aveva a che fare col marketing, col libero mercato, per cui la scienza doveva dare certezze, altrimenti non riceveva fondi, altrimenti non vendeva. Bene, oggi con il virus siamo tornati invece a creare dei modelli che sono dei modelli ipotetici. In altri termini, non abbiamo una certezza di come funziona il virus, così come non abbiamo una certezza di come funziona la nostra vita a tutti i livelli, non soltanto a livello del virus. E quindi bentornata questa scienza ipotetica, questa scienza che produce, come dire, idee che poi devono essere falsificate, un po' come l'approccio di Milano
non innamorarsi mai troppo delle proprie ipotesi, altrimenti non si fa più scienza, ma si fa eventualmente fondamentalismo religioso o qualcosa che non ha niente a che fare con la scienza.